probabilmente solo certe creature possono dare questo abisso. Poi io tiro fuori il mio quaderno e ci scrivo della roba sopra. E sto lì, continuo, aspetto gli altri. Tu, Carelus, sei finito tranquillamente di mangiare il tuo bel piatto. Tu, Van, pure ormai hai finito di mangiare. Cosa volete fare? Anzi, anzi, ti dirò Se di c'è. più. Contatto Mortimer. Ok. Ora facciamo fare un attimo, lo vedete cosa vogliono fare e poi ti faccio fare un dialogo con Mortimer. Oh, prego, non so sapete che fare allora come ora, quindi. Carlos, tu hai in mente qualcosa? Dimmi tu. Ultima sera prima della battaglia, inizio a fare i soliti passi della mia routine di manutenzione dell'equipaggiamento, che non ho assolutamente bisogno di manutenzione perché ho fatto manutenzione tipo ieri sera e non l'ho ancora usato, quindi metto lì, sguaino la spada, controllo il feed, testo il filo, passo un po' di lubrificante e i pangolini. Lucido la spada con un pangolino. Più grossi dei pangolini Cosa? normali perché attaccano la città e devi dargli il pesce perché sennò danno i cuccioli e devi mamma pesce pangolino. Scusi, i pesci e i pangolini. Scusi. Vabbè, Oh mio Dio, cos'è là? cos'è là? Oh mio Dio, cos'è Un giorno dobbiamo fare una sessione soltanto dove lei ci spiega tutti i pangolini. Ma tu ti sei appena perso che a quanto pare i pangolini mangiano il pesce, quindi. Ma i pangolini isauro. I pangolini isauro, non hai È capito? un pangolino spinosauro questo, Però mi raccomando, stai attenta che se Albano vede il pangolino sauro lo ammazza. sì, perché gli tira una botta in fronte come l'ha fatto con l'iguanodonte. Esatto. E poi mentre canta la felicità. Comunque. Stavo dicendo che tu comunque ti metti tranquillamente a controllare se c'è qualcosa da sistemare, così ma trovi poco e niente. Principalmente avevi appunto avete tu già sistemato la sera prima, quindi è tutto perfettamente intatto, tutto al pelo, è proprio perfetto. Quindi, Zaku, tu chiami Mortimer, che ti risponde subito. Sento che mi fa... Sì, chi è? Sono Zekul. Oh, Zekul, dimmi tutto. Allora, ci sono degli aggiornamenti. Abbiamo chiesto a un gruppo di alchimisti, di maghi, che se ci possono aiutare, e hanno detto di sì, quindi abbiamo del rinforzo in più. Ah, sì, è venuto un ragazzo che conosco a dirmelo. Ok, la priorità della missione è più o meno rimasta invariata, però creeremo un gruppo che salverà gli ostaggi, mentre noi distrarremo o uccideremo il Don. Perfetto, lascerò a voi il compito allora. E l'attacco a Don sarà a Tenaglia. Cercheremo di farlo uscire dalla chiesa e noi entreremo in chiesa per far sì che lui non possa scappare in qualche modo da esso, rientrando nella chiesa. Perfetto, non potevo chiederti meglio, mio piccolo Zekul. Ho già pure parlato con quel ragazzo, mi sono già dimenticato il suo nome, ma va bene, poco importa. In ogni Sarà caso... stato Julius? Julius? Sì, un ragazzo molto grosso. Sono Sì. sorpreso di sapere che è uno stregone. Ci Wow! siamo sorpresi anche noi. Già, non si vede uno stregone muscoloso in giro. Impressionante. In ogni caso, già mi sono messo d'accordo con lui. Una parte dei suoi maghi sarà in seconda linea con i miei soldati e il mio vicetenente, e il resto sarà con noi.
davanti insieme a me, Julius. Mm-hmm. Gestiremo le cose insieme in modo tale da lavorare in compagnia. Stiamo addirittura concordando per unire le nostre gilde in un'unica gilda. A happy jolly corporation. Non sapevo della loro esistenza, eppure è strano. Beh, interessante questo. Comunque siamo praticamente pronti a partire. Pure noi. I miei soldati già sono tutti pronti, non l'avete visti? No. Well, no. Perfetto. Significa che sono ben posizionati. Sono fiero dei miei uomini. Ma noi come facciamo a sapere quando sono pronti se non possiamo vederli? Mi soltanto che dentro la taverna a un certo punto arriva una piccola freccia che capisci perfettamente che stanno tutti belli posizionati, che vi stanno ascoltando. Penso che qualcuno ti abbia risposto a questa domanda, vero? Sì. Perfetto. Okay. Va bene. Allora, quando siamo pronti, partiamo. Perfetto, date voi il via. Qui siamo tutti pronti. Pure i maghi sono pronti. Ah, quello non chiedere per favore come fai a saperlo, ti prego. Ok. Ah, comunque ho recuperato il water, sai. Ok. Ottimo. Ah, perfetto. Bene, allora dateci voi il via e noi vi difenderemo e attaccheremo insieme a voi. Attendiamo okay. Voi. Fra a momenti partiremo. Perfetto. Visto che lui appunto ti saluta, fa proprio un... e riattacca. Ok. Quindi, volete fare altro? A parte lì, vabbè. No, stiamo aspettando l'arrivo di... Io gli ho detto che passava in taverna prima di... Per... Sì. Okay. Sì, però allora... Mortimer mi ha appena detto che sono pronti anche loro. O no? Sì, infatti voi vedete... Se siamo comunque rimasti d'accordo di vederci con lui qui, ci dovremmo vedere con lui qui. Sì, infatti voi vedete che in poco tempo, comunque, dalla chiamata, entra appunto io lo sei in taverna. È stato lì a fa. Buonasera. Voi lo riconoscete subito. Rifoderò lo spadone, mi alzo. Noi siamo pronti. Sì, anche i miei uomini sono già pronti. Li ho fatti posizionare da Mortimer. Lui è più stratega di me. E io sarò a fianco a lui. Diciamo che ci divideremo il compito di gestire i nostri uomini. Non so se l'avete sentito o contattato, insomma. Sì, è stato molto felice di questa collaborazione. Perfetto, Zegol. In ogni caso, sono passato qui come d'accordo. Siamo pronti. Quindi, bene. Quando volete partire, partiamo. Io ero molto impegnato a leggere, poi vabbè, ho chiamato coso. Quindi mi guardo intorno. Vedo che c'è Carelius. Zekul. Vedo che c'è Van. Secondo. E poi? E poi manca Lidia. Tira un D100 per minuti che è passato nella doccia. Un D60, dai, vediamo quanto. Tirami un D2. Uno, ti sei addormentata nella vasca. Due, sei sveglia ed esci dalla vasca. No, ma l'importante è sempre se... Ok, si è addormentata nella vasca, perfetto. Ti sei addormentata. Vabbè, comunque io chiedo... Io guardo gli altri, tipo... Qualcuno deve andare a recuperarlo. Mi sento che no, fa. Ci vado io. No. La devo chiamare? Non perdere un altro braccio, magari se vai te. Se ti rispondo, chiamala. Sicuramente, appunto, evito di perdere un altro braccio. Mi dovete... Tutte le birre che ci sono nella locanda, probabilmente. E mi giro dall'altra parte e chiamo. Ok. Ok. Io guardo Yenny per questa frase. Io a questa frase guardo Yenny per comunque... Tira un su percezione, Lina. Aspetta. Vabbè, ma io il... Cioè, se tu mi dici che l'ologramma si para davanti a lei e mi sente comunque, inizio a
a parlare. Sì, sì, tu inizia. Sì, sì, sì. Si para comunque e tu puoi iniziare a parlare. Vedi che lei sta dormendo, però mm-hmm. vedi se lei sente a te. Beh, dai, sì. Sì. Senti, vai, intanto inizia a parlare. Lilia? Sei pronta? Lilia? Lilia? Tu senti un po' vattato, senti qualcuno che ti sta chiamando, ma è molto molto vattato, però riesci a sentire effettivamente il tuo nome. Lilia, che fai? Si è morsa la lingua? Lilia? Lilia? Oh! Che sei scappata? Pronto? Ma che cazzo? Dai! Siamo pronti? Io credo che sono ancora nella vasca. Deve essermi addormentata. Siamo pronti? Sono una posizione. Pronti? Sei pronta? Cosa? Attacco! Dobbiamo attaccare la chiesa. Oh cazzo! tipo... Ok, sì, arrivo. Ok, quindi passa roba di pochi minuti e vedete Lilia scendere. Buongiorno, Felix. Siete tutti lì. Bene, siamo pronti? Pensando che Noah pure fa. Prontissimo. Voi? Mi giro verso, più che altro verso la, come cazzo si chiama, la barista, la portiere della locanda. Jennifer. Quanti coltelli hai lì dietro? Coltelli? Mi sono detto tipo apro un cassetto. Io appoggio la borsa. Quattro coltelli, perché? È una locanda che ha solo quattro coltelli. Butta tutto. Questi sono quelli che uso. Questi sono quelli che uso per cucinare. Mica devo usare un'argenteria intera per fare un paio di cose. Tutti quelli che sono abbastanza affilati da infilzare una carne. Cioè tutti i coltelli? Ok, mi sono che lei appunto li svuota e te li mette dentro. Quanti sono? 4 coltelli. 4. Quindi la gente qui non mangia mai carne? O non riuscirà mai a tagliare una bistecca mentre mangia qua? No, ce la faccio già tagliare di solito. I coltelli costano. Io. Senti, metti dentro anche le forchette allora. Ok. Svuota la forca. Io adesso voglio lì che spara forchette. Ma spara forchette. Ti mette dentro. Ti mette dentro. Vediamo quante. Andare dal fabbro no, E che cazzo, mi sono addormentata. Ti mette dentro 45 forchette. No, quando vede che, vedo che ha più di 10, inizia a darmi 10, più, quando arriva a più di 10 forchette. Basta, no, non penso che siano così filate. Ok, te non la te ne mette dentro una quindicina? Sì. Notate che Vanna adesso ha le catene intorno alle braccia. Sì, sto facendo il brutto cosplay di Kratos. Esatto. Hai dei coltelli dentro quella borsa? Due sciabole. No. Ma perché stai cercando così tanto di coltelli? Dobbiamo liberare una quarantina di persone, se fossero armate sarebbe meglio, che ne dici? Ah, direi che armi... Scusami un attimo, c'è l'armeria qua davanti, perché non vai a prendere le armi da lì? Riappoggio le 15 forchette. Però mi tengo 4 coltelli. Che fai, te ne privi? Anche perché voi non vi siete mai domandati che cosa c'è di fronte alla taverna. Quindi... da qualche parte la Gilda si trova pure a armare. No, infatti sapevamo. Quindi, cioè, io mi avvio verso la porta, però... tipo c'è il... indietro. Faccio il tempo? Tipo... Il tipo di Cecil non era il fabbro? Sì, è il fabbro della città, ma si trova vicino a casa di Cecil, letteralmente. Infatti. Mentre quello è proprio chi vende armi fatte. Quindi okay. È in collaborazione con il fabbro. Il fabbro le fa e le vende. Okay.
Però, per esempio, il fabbro può anche far forgiare delle cose, però c'è una stanza abbastanza chiusa, è difficile che lavora a cielo aperto con gli altri. Il ok, fabbro. Quindi Fergus dov'è? Lo trovi lì dentro. Come? Lo trovi lì dentro. No, no, dov'è nel senso di posizione geografica il suo negozio? Proprio di fronte all'armeria. Ma di fronte alla taverna? Di fronte alla taverna, volevo dire. Ah, ok. Di fronte alla taverna. Sì, e in questo momento io... gli faccio... è lì. E gli indico, è lì. È lì. Veniamo anche noi, va? Che te fai disastri. Sì, direi che è una buona idea. Yen? Ci pensi tu qui, vero? Come sempre. Sai, è la mia taverna. Brava ragazza. E le patto, e me le patto. Io mentre esco, allora penso molto forte. Ah, ma quindi se non viene poteva darmeli anche sui coltelli. Lo pensi molto forte o lo dici? No, lo penso molto forte. Mi sento coltelli. Quindi andate un attimo dall'armiere. Mm-hmm. Appena entrate trovate spade, tutto quanto appeso. E vedete soltanto che vi girate e trovate un nano molto tozzo che vi guarda e fa: benvenuti. Buongiorno. Siamo... buongiorno. Siamo per partire in missione con la Gilda. Dicendo che lui sale su dei gradini che sono dietro la cassa, vedete così. Siete venuti nel posto giusto, allora. Ditemi. Non so se sei stato informato della missione. Sì, in un certo senso sì. Mortimer mi ha un po' informato su queste cose. Beh, su che tipo di cose? Sull'assalto che dovete fare. Ho dovuto rifornire l'intera gilda io. Se siete membri della gilda avete a disposizione gratuitamente le cose. Mostro il simbolo. Come dice lui? Perfetto. Armi piccole da tenere qui dentro nella borsa. Tanto. Cosa fai, dolcezza? Stai cercando di rapinarmi? Perché mi hai rapinato il cuore? Ti fa un occhiolino? Sì, senti, mi dai queste armi, quindi? Sei viscido, mamma mia. Sì, potrei. Voi sentite dal retro di questa officina una voce abbastanza calda che fa: dai, dagli queste armi e smettila di fare il deficiente che sei. Vedete uscire un uomo che è identico a Deambulis, identico, spiccicato. Potter, Deambulis. Anche se in realtà io non lo conosco, quindi sto zitto. Lui esce e appunto vede cosa fa. Scusatelo, è soltanto un vecchio marpione. Come posso aiutarvi? Nella mia testa è solo un vecchio arpione. Sì. Io tipo lo guardo, ma sei un medico, come vorresti aiutarti? Voglio tante armi piccole da poter portare via. Ah, state parlando di mio fratello? Mio fratello gemello? No, io non sono propenso a fare il medico. Comunque, certo, fate parte della gilda. Io c'ho il segno accanto, tipo, bello. Perfetto, allora posso tranquillamente rifornirvi. Bastano quanti coltelli circa? 40. Ok. Ho una scorta di 60 coltelli qui dietro, quindi va più che bene. Vado a prenderti 40 coltelli, prepara la borsa. Quindi è andato che lui è andato a prendere. Mentre lui è andato a prendere i coltelli, mi si avvicina a te il nano. Allora, piccolina. Sei sola questa notte? Noi, nostra compagnia è piuttosto... Che altro tipo di armi avete? E mi ci metto davanti. No, io sono lì tipo, vuoi per caso morire stanotte? Beh, se muoio tra le tue mani sarà sempre un piacere. Io mi metto la maschera.
Dai, su, leva quella maschera, non sei così brutta. Hai fatto un bel pensiero, provo a guardarlo. No! Io vedo che Lilia sta tramando qualcosa, immagino. Sì, sarà, è così, è così come... Vedi la coda che tipo... Allora mi avvicino a Lilia e gli metto una mano sopra. No. No. Stop. Qualunque cosa tu voglia fare, no. Non come siamo qua fai? Per fare problemi. Praticamente vedi al suo interno la sua, si vedi sta bella fiamma, ma tutta sporca. Capisci che non è per niente, proprio manco a pagare. E io tipo mi giro verso Daigo. Beh, poter fare un altro esperimento. Esperimento? Evitiamo i tuoi esperimenti per un po', Magari questa volta non esplode. Esplode? Esplode. Cosa mi sono perso? Posso toccare le anime, ma solo che a volte esplodono. Master, che altre armi ci sono? Lì dentro ci sono tridenti, catene, di tutte e di più. Capisco. Cos'è che esplode, scusa? Ci trovi anche un pesce, se vuoi sapere. Un pesce? No. Cacciato. Un pesce. Che tipo di pesce è? Un pesce spada. Lo prendo. Che viene usato come spada, perciò. È vivo o morto? È morto, per tua fortuna. Congelato? No. Sì. Congelato? Ok, sì. Lo prendo. Prende lo status gelo se colpisci quello. Lo prendo. Io mi avvicino al tizio, al vecchietto, al nano. E faccio, mi dispiace, ma il suo cuore è già preso. Oh, dannazione. E chi è questa fortunata? Io comunque, mentre che lui parla con il nano, io fotto il Marlin, cioè chiaro. Mi sento che il nano fa... Dai, su, tenetelo così e rimane una concorrenza. Senti, fammi provare, dico tipo allungando una mano. Quindi no, io ti... Ti spingo con la mia non forza. No, tipo sta facendo la mia lamagna. E lui dice tipo Carelius sopra o sotto? Da nessuna parte. Compra le armi che devi comprare e muoviamoci. Non abbiamo tempo da perdere. Voi vedete che appunto, voi vedete comunque mentre stavate facendo questo, riesce fuori l'altra persona con questa cassa piena di coltelli. Va, ecco qui, 40 coltelli. Master, comunque, e ti svuota nella borsa. Quanto danno fa il Marlin, Master? È come una spada lunga. Sando che sì, fa danni da freddo. No, e spada lunga, due mani e un di 10. È una mano e un di 8. Però fa danni da freddo. Non è un Marlin, è piccolino. Ma vabbè, non è un pesce spada tipo la testa di un Marlin. Sì. Marlin piccolo. Marlino. Un Marlin cucciolo. Di 8. Comunque, vabbè, io... Cioè, davvero te lo sei preso? Sì, ovvio! Ok, salvato da una manciata di coltelli. Se vuoi ce ne pianto uno io dietro. Tanto c'è mio fratello che è medico, quindi lo potrebbe risanare. No. Quindi posso provare? No. Anzi, dai, non abbiamo tempo da perdere. Ok, comunque per qualsiasi cosa potete passare pure qui. Lo terremo a mente. No. Adesso siamo di fretta. Tanto... Oh no, questo era un certo. Oh no. Andate. Buona fortuna per questa sera. Grazie. E penso fortissimo, ma non sono un po' troppe persone. Vabbè. Sono persone comunque legate alla gilda, quindi tra loro lo sanno. Cioè letteralmente sì, guarda che labbra. Per farti capire, letteralmente Lotus, quando forgia qualcosa di esterno agli ordini della gilda, li fa vendere sopra a loro, quindi sono letteralmente legati. Ok. Beh, io comunque... Ok, avete preso i 40 coltelli e tutto quanto, sì. E siete pronti. Prima di uscire dalla taverna io ho preso le pozioni. Ok. Le pozioni, come vogliamo dividerle? Me lo chiedi? Perché sennò Zekul tira fuori il quadernino,
come vogliamo dividere le azioni. Allora, sono aperto al suggerimento. Allora, pensavo che quelli più a rischio si prendono le pozioni curative più grandi. Quelli che stanno a distanza prendono le pozioni più piccole. E quelli che stanno a distanza prendono anche le pozioni da lancio. E le pozioni anti-abisso direi che le terrò... Quante ce n'erano più? 2, 3? 3. Sì. Una la terrò io. Una la terrà Lilia che va con l'altro gruppo. E l'altra la potremmo dare al gruppo frontale di Mortimer. Se devo essere onesto, non mi dispiacerebbe tenerne una. Il gruppo frontale di Mortimer avrà tutto il supporto della Gilda. Noi potremmo potenzialmente essere per conto nostro. Ok, allora la tua potresti averne bisogno. Sì, avrai ma il tuo mistione. Ti darei anche una delle due pozioni curative più grandi. Ho una bottiglia d'acqua santa, no, d'acqua del pesce. Ah, d'acqua santa. Di acqua del pesce, Giorgio Armani. L'acqua, sì, dai, quella non l'ho usata durante la mia battaglia. Tesore, conti che ti basti? Sì. Ben. Zekol, tu vuoi una pozione? Penso che è meglio se tu e Van prendiate quella grande. Io... Delle più grandi? Bene. Io prendo una pozione e l'altra la porgo a Van. La prendo. Very nice. Quindi... Ti porgo una pozione minore. Ok. Zekol. E l'ultima pozione minore? Pensavo di darla lì. Però ne prendi dice questa pozione che... No? L'ha preso. Ok. Quindi. E poi le quattro pozioni esplosive, tra tutti noi l'unico che combatte a distanza sei tu. Quindi tipo ti... Ok. Butto la cassa con le quattro pozioni che rimangono e ti dico... Ok. Le prendo tutte io, quindi. Quanto sono grandi? Cioè... Ma nel mio zaino ci stanno, però le posso lanciare o... Sì, sì, ce la fai. O mi serve il trucchetto... Catapulta. No, tranquillo, ce la... Quel trucchetto... No, non mi ricordo neanche se è un trucchetto, però secondo me deve essere divertentissimo. Non mi sa che è un incantesimo, catapulta. Catapulta sì, un incantesimo. È un incantesimo di livello 1. Mm-hmm. Ce l'avevo con Leo, quindi me lo ricordo. Sì. Quindi vi siete spartiti le pozioni? Perfetto. No, quelle dell'abisso no. Ok. L'ho visto, sì. Non avevamo letto che una tengo io. Eh sì, però non ce l'hai distribuita. Ok, ci dia. Porgo una Lilia, in tasco una, e l'altra... Tu, Zekol? Sì. Oh, chi altro? Ok, penso che ti porgo l'ultima pozione. Ok. Ok. Fatta. Perfetto. Andiamo. Quindi vi avviate verso la chiesa? Mm-hmm. Beh, direi che dobbiamo chiamare gli altri. 1, 2, 3. Quando usciamo faccio un fischio a Mortimer. E chiedo a... Mortimer. Julius, che è con noi, giusto? Mm-hmm. Sì. E chiedo a Julius, che è con noi, se loro sono pronti. Pensando che lui si guarda un po' in giro. Sì, sono pronti. Ok. Io raggiungo Mortimer. Ok. Vedi, sento che lui corre e sparisce in un vicolo. Mm-hmm.
Si va a fare baldoria. Noi ci avviamo verso la porta sul retro dell'ufficio di Tom. Che ora è al momento? Al momento è praticamente quasi mezzanotte. Abbiamo tirato per le lunghe. Ok. Sì. Perfetto. Io chiedo a Lilia, quante persone ti servono per entrare? Non ho idea. Dipende se le guardie usciranno o se dovrò fronteggiarle. Probabilmente ci saranno delle guardie all'interno, quindi... Beh, non so. Non un gruppo di certo troppo numeroso. Una decina? Forse anche troppe. Allora potresti andare tu, Noah, e altre comunque persone. Voi, mentre state facendo ciò e siete arrivati comunque nel retro della stanza, notate che la porta è aperta, semiaperta. Zekul, puoi contattare? Che sappiamo che c'è all'interno di gente conosciuta? Smeralda. Nadia è... Ok, Smeralda. Se resti in grado di contattare Smeralda? Penso di sì, però userei la magia, quindi... Potrebbero accorgersi della nostra presenza. Allora forse meglio di no. E tipo, ormai siamo qua, proviamo a entrare, mi avvio. Forse... meglio... Quindi tu ti avvii e apri la porta? Mi stai fermando o era un bisbiglio? Sì, se ti prendi, ti avvii, ti metto un attimo una mano sulla spalla e... Forse è meglio se vado avanti io. Ok, quindi che cosa fai, Carellus, che sei davanti? Mi avvicino alla porta, ascolto. Non senti nessuno. Silenzio proprio? Sì. Ok, allora, però in questo Mortimer si è posizionato davanti, giusto? Sì. Ok. Sì, sappiamo che è in posizione. Sappiamo che è in posizione. Sì, voi sapete perfettamente come sono posizionati, adesso siete lì. Guardando attentamente riuscite a vederli, okay. Ma devi essere molto molto attenti. Loro ci sono e ci sono anche un mezzo del gruppo del degli alchimisti. E con noi c'è Julius e qualcun altro o c'è soldato Julius? Julius se n'è andato poi. Andato poi c'è Noah e niente, ci sta manco Aima perché Aima si è ubriacata la scorsa notte e sta ancora dormendo. No, ma va benissimo. Vabbè, immagino. Sì, sì, sì. Ah. Beh, Onak in teoria doveva essere col gruppo di Mortimer nelle retrovie. Sì, ma è rimasto lì, però poi tranquillamente si avvia. Lui è più gestibile, si gestisce da solo. Ok, ok. Però invece noi avevamo detto che noi entravamo e stavamo dentro e loro stavano fuori e noi entravamo con metà del gruppo degli alchimisti in teoria. Sì, ma loro sono posizionati. Appena entrate voi vi raggiungono loro. Ok. Sono entrati tutti insieme. Nel senso entrano, sì. Entrate voi e poi vi seguono. Segnala Mortimer di iniziare a fare casino. Ok. Chiamo Mortimer. E faccio... mi fa? Siamo pronti? Si può incominciare. Perfetto. Mi sento che senti un... E voi vedete una pioggia di frecce volare sulla chiesa. Inizio il prossimo. Nel momento in cui... Non so quanto sia utile su una chiesa tirare delle frecce, ma ok. Ma sì, per fare un po' di casino. Ecco, un po' come bussare, ma più metal. Più metal. Bussare ma fa un po' più casino. Voi vedete che appunto con questa tecnica in realtà iniziano ad uscire delle guardie dalla chiesa. Okay. Voi nel frattempo siete entrati
E notate, noti principalmente due cose. Uno, il passeggio è aperto. Due, trovate smeralda per terra. Sembra priva di sensi. Faccio un cenno agli altri fuori di entrare. E mi avvio verso Esmeralda, cercando di capire se è viva. Rosa, like. Ok, se viva è viva. Respira normale, respira... È un po' affannata. Okay. Notate che è un po' ferita nella zona del petto, ma sta bene comunque. Non è ferita gravemente. Ho un'idea. Tiro giù la borsa. Ragazzi, è il momento della barella. Escono circa 6 granchi. C'è una brandina che è stata costruita precisamente con delle foglie che c'erano dentro questa piccola oasi di Van. E la caricano sopra. Io provo ad alzarla tipo un pochino così. Tipo vedo due schiaffi, non so, basta che si sveglia. Vedi sono che aveva un pochino gli occhi. Che cosa è successo? Dov'è? Cosa è successo? Donna, stava impazzendo. Ho cercato di fermarlo e mi ha praticamente attaccato. Guarda il passaggio, fa. Oh no, è aperto. Cosa vuol dire impazzendo? Non lo so, ultimamente era strano, si comportava in maniera strana, rideva, era ossessionato da una ricerca che stava facendo. E all'improvviso non picchiava tutte noi, era diventato violento, non era più lui. E adesso è là dentro? Sì, se la porta è aperta sì, è là sotto. Bene, direi che può bastare così per te. Ci sono tipo dei mobili grossi o cose, qualcosa del genere? Sì, ci sono delle vecchie librerie. Cioè, io provo a chiudere il passaggio se si può. Devi farmi una prova in forza. Ah, potessi l'aiuto. Ok, allora ce la fate senza fare nessuna prova. Ah, ok. Riuscite a spingerlo senza problemi, sì, con l'aiuto di Garalio, sì. Io nel mentre comunque metto la tipa nella borsa e dico agli altri prendetevene cura, bestiacce. E poi l'idea era di trascinare anche la scrivania o mobili, cioè tappare il buco. Ok. Cioè lo dico anche agli altri, proviamo a sbarrargli la strada. Sì, sì, appena metto la tipa a posto vi do una mano anch'io. Sì, sì, io li guardo. Non ho tutti i cd. Io li coordino, è 1, 2, 3, via! Con i pompon. Vai con i pompon. Bene, ok, poi sbarate il buco senza problemi. Se sappiamo che donna è potente quanto effettivamente lo è, non penso che qualsiasi quantità di arredo possa sbarrargli la strada, quindi penso sia meglio se qualcuno resta qui a guardare, a controllare. Beh, sì. Giro. Del mentre voi state parlando, sentite un urlo disumano. Quasi viene qualcosa di ferale che vi tra dal buco. No, dal buco. Dal buco. Voi sentite letteralmente delle urla disumane che vi stanno letteralmente trapanando i timpani. Non sembrano manco delle urla umane. Sussurri dissonanti. Niente, potrei tirarvelo volendo. Niente, è un buco mannaro, raga, abbiamo perso. È un buco mannaro, niente. Fatemi un tiro salvezza su destrezza. Ma io ti ho su destrezza? Sì. Ok. Io. Non è ok il mio mai. Tiro su... Ah, oh. Meno 5. Ah, 5. Ottimo. Allora, all'improvviso voi sentite un'enorme botta spaccare questo pezzo. E poi letteralmente tutti voi riuscite a evitare un pezzo, tranne Karelius, che si prende un tavolo in faccia.
gli arriva stata volata in faccia. Ma quindi gli appiattisce ancora di più la faccia? Sì, ora è proprio una foto. Se è possibile. Adesso sei perfettamente piatto. Se te la spiaccicano facendoti morire, penso che si appiattisca di più. Però fatto sta che non subisci nessun danno, Arelus. Era stata una botta abbastanza improvvisa ma piatta, quindi ti ha fatto stando tipo porca troia, però non hai subito danni. Del mezzo al fumo, letteralmente, vedete spuntare un occhio rosso. Che all'inizio sembra piccolo, ma svanendo il fumo vi rendete conto che è tutto purché piccolo. Vedete principalmente una creatura abbastanza grande. Diciamo che questa creatura non l'avevate mai visto prima, ma voi riconoscete alcuni indumenti di donna addosso a lei. E notate al centro del suo petto questa cosa qui. Adesso vi mando. Questa qui. Ma quindi Cleric Adesso... Beast o Vicario Amelia? Mo vedremo. Mi spiace. Voi vedete praticamente questo. Questo l'ho piantato al centro del petto. È un sasso. E vedete letteralmente la creatura urlare, sbraitare. Riconoscete appunto che è donna, perché riguardate i suoi vestiti. Però, letteralmente, la creatura che si para davanti a voi non è donna, ma è esattamente questa bestia qui. Quante bestemmie ti devo tirare sopra, vediamo. No, meno, che sennò ci chiudono tutto, che per copyright. Stiamo canticchiando, mica abbiamo i tromboni. Ah, guarda. È la Cleric Beast, lo sapevo. Va bene. Mi trovate davanti questa bella bestia. Fai schifo, fra. Manco un po'. Quanti danni, quanti. Voi vedete letteralmente che questa creatura sta letteralmente sbraitando, urlando come che. A un certo punto sferra un urlo enorme. E voi, letteralmente, venite circondati da questa nebbia che vi avvolge. Non è che avvolge voi, vi circonda, principalmente. Tiratemi, iniziativa. No, ma io volevo andarmene. Invece, si picchia. What? Iniziativa. Sì. Ma perché mi eventi? 10. 21. Allora, aspettate. 25. I miei cazzo di 20 nat che non dovrebbero uscire quando devono. Adesso vi trasporto addirittura sulla mappa. Bam. Ah, che dimensione dovrebbe essere, ragazzona? Te lo dico immediatamente. Immediato istante. No, nel senso medio, grande, enorme? Grande. Ok. Cioè, considera che la sua altezza è... su quasi 5 metri. Capisco. Farti capire. Quindi non è tanto da dire, cazzo è enorme, ma è abbastanza grande. No, ho fatto 13, avevo fatto 21. Vale, però, cioè, veramente fare 20 là. Naturali per la mia iniziativa fa veramente. Noi. Allora, aspettate. Così vi sistemo tutti quanti. Ma letteralmente dove è finita la mia griglia? Non c'è più la tua griglia. Ma l'ho strutturata la griglia. Aspetta. Addio per sempre, griglia. No, il mio. Lo so. Oddio per sempre. Ma infatti l'ho strutturata. E niente. Problemi tecnici anche. No, ma l'avevo fatta, quello è il problema. Vuoi vedere come rompiamo ancora di più tutto, Black? No, non rompere tutto. Poi sì. Dai, non dormire, che adesso si menano le mani.
Paolo. Ok, sistematevi come volete. Adesso vi aggiungo i turni. Quando hai fatto tu? Ah, ma lo metto tranquillo. Ok, Vanna ha fatto 22. Ho fatto 20 razzi, è diverso. Vabbè, Carellus, tu quanto hai fatto? Triste. 10. Onesto. Perfetto. Mo si sta considerando tutti per la battaglia, guardalo. Tu, Lilio, quanto hai fatto? 25. Ok. Adesso tocca che tira Noah. Oh, 21. Potenzialmente fare un 29 in iniziativa lì. Adesso tira la Cleric Beast. Ma quindi, signor Master, io posso uccidermi? Posso fare perché? Sure. 20. Vabbè, sì. Tutti tiri giganti. Oh. Tranne me. Ma quindi la domanda è una, devo veramente provare ad addormentarlo, Black? Perché secondo te trattenere persona può funzionare? Perché guarda, addormentare potrebbe funzionare, però non sono sicuro, sai? Ma io lo addormenterei lo stesso, almeno gli facciamo un critico al risveglio. Ma vabbè, se lo addormento signori, io... Tanto... Siete pronti? No. No. Ho visto no. Che Lilia vuole andare a dormire. Facciamo andare a dormire. La facciamo nella prossima puntata. Così? Decidete voi. Do la scelta a voi. Decidete voi. Io se volete farla stasera resisto. Non sarà un combattimento breve. Quindi direi che lo possiamo fare anche la prossima volta. Partiamo la prossima volta che partiamo almeno freschi. Yes. Per me va bene, come io ero aiutato tutto, io invece niente, va bene. Volendo vi posso solo far vedere un danno che fa la Cleric Beast. No, non lo vogliamo spoilerare. No, non roviniamo alla suspense. Okay. Guarda, vogliamo le botte già sane. Io già lo vedo, quel di 12 di braccio enorme, io già lo vedo. Ma no, sono dato un di 36. Di 54. È un di 12 più 20. Esatto, è un di 5. Va bene, che ragazzi, quindi siamo pronti per combattere. La prossima volta incominceremo con un bellissimo combattimento in cui moriremo tutti. Perfetto, signori. Tanto noi ci vediamo pronto per la battaglia. La prossima puntata, bye. Ciao. Ah, wow. Facciamo un saluto. Oh no, vabbè. Some